È la prima cosa. Sì, meno male. Intanto verso da bere. Aspetta che Invito. non vedo. Ok, Ok. No. Ok, ancora no. c'avevi Pubblicare. il mouse lì. Sei un po' pigra. No, uso entrambe le mani, non sono pigra. Aiuto. Ok. Ok, ci siamo, ci siamo. Intanto beviamo. Intanto beviamo nella vostra attesa. Aspetta che leggo prima di Cosa incavolarmi. leggi? Bla bla bla, no, niente. E sì, oggi sì, tipo, parliamo tipo a caso, e questo è Sì. Abbiamo bellissimo. poco, c'è poco. Anche perché comunque Non ci appena siamo uscita preparati. l'edizione non ci sono non ci sono nuovi spoiler, tranne Quello che vi faremo vedere. vedere, ma che poi potrebbe portare più a speculazioni che a veri e propri spoiler, nel fatto di eventi. Soprattutto relativi alla Magic Story di domani, perché secondo me qualcosa di nuovo, qualcosa potrebbe dirci, anche se avevo visto un geroglifico che sembrava Emrakul, ma forse era Forse non era Emrakul. Kronas, Forse tipo, non era forse non era Emrakul. C'è una strana luce o sono io che... Emrakul. No, cioè perché c'è più chiaro del solito fuori. Quindi Ok, no, è perché sì. è un po'. Cioè sono blu, ho cambiato gli occhiali che sono adesso verdi ed è tutto un po' strano perché poi fanno la lucina blu Ecco, ed è adesso strano. guarda, c'è più Sono blu, azzurro. sono Abbiamo cambiato anche qua intorno. blu. Abbiamo messo dopo beh, insomma. Buonasera. Buonasera. Pubblicità Ah, ora dove... a tema. Buonasera, C'era... Montre. Ok, insomma. Visto. C'è gente che è puntuale. C'è gente che arriva alle 9. Non come te. Non come me. Però però partiamo, facciamo partire lo stesso un pochino qui. Eh sì, perché insomma, che non devi arrivare da qualche parte, sei già nel No, luogo, no, infatti. quindi è più semplice. Noi abbiamo partecipato a quattro pre-release. Perché ci sono solo... Tre. Perché ci viene lo zaino, Ah, quindi. ok, tre pre-release, io due, e quindi cinque in totale. Esatto. Oh, ciao Montre. Deve andarsene tra poco. Va, ciao. No, tra poco, non subito. Abbiamo Ciao. partecipato lui e quello del venerdì, tutti e due a quello del sabato pomeriggio e poi insieme al Two Headed Giant. Quindi siamo ricoperti di pre-release Questo è il magro bottino del Two Headed Giant. pack. Mi hanno millato il mazzo. E Vabbè. un momento. Perché stai mettendo? Tanto non lo Fa vedo. lo stesso. Ok. Ecco, guardalo. Ok, buonasera, grazie per il bentornato. Buonasera. Ero a Parigi ed è andata tutto bene. Ok, Domino City ci segue. aspetta, vediamo chi è che mi scrive. No, è Francesca, quindi fa lo stesso. Cioè, nel senso, mi dirà su, sicuro. Cosa? No, non ascolterà Perché troppo. non gli rispondi, brava. No, non parla con me in questo momento, Ah, ma con un altro. ok. Allora, E iniziamo quindi da possiamo come partire. sono andati i pre-release. Parto io perché è più veloce, avendo sbustato entrambi i giorni Samoth, prima promo e poi foil, ho fatto prima un Naya il primo giorno e un Brulla il secondo. Aggro quindi, solo che entrambi i giorni è andata male perché ovviamente o mi counteravano, mi spaccavano, mi millavano le creature che finivano allegramente nel cimitero prima ancora di creare un po' di problemi. Avete spostato Varus in 5 pre, ho spostato Gideone, lo istruzionista prom foil. Hey. Hey Danny, ciao. Hey. Ciao, hey. Hey ho. Abbiamo spostato due Due Bolas. Bolas,
Una Liliana, Due Samut, una Samut Prom, una un Samut Samut Foil, Foil. un Serpopardo Foil. Era bellissimo il Sì. Serpopardo. Un Serpopardo Foil. E poi ho sbustato la promo del secondo giorno, che era l'Ammit nero, Ah, sì. Buonasera, che però nessuno dei due ha giocato perché io volevo giocare nero, Requiem. ma non l'ho fatto, stranamente. E quindi in realtà le sbustate sono andate molto bene Sì, perché mi hanno sì, sì. sbustato l'era della rovina, quella che fa, ma cos'era, quella che fa sacrificare, come si chiama, la pioggia Ah, sì, la pioggia di di grandine, fiamme, di fiamme, infuocata, quello praticamente che una delle piaghe d'Egitto. E abbiamo sbustato cose veramente carine, nessuna divinità nelle vecchie buste, ma cose carine. Però in realtà, quando almeno io c'ero o abbiamo giocato insieme, non è andata secondo i nostri piani. pratica avete sbustato il vero dio di Amonkhet e due intrusi generici. Generici, sì, è il vero dio di Amonkhet, è il Sì, Serpopardo. effettivamente. Eh sì. Qua ci chiedono di persone che non sappiamo chi siano. Ma noi ignoriamo le Noi esatto, persone. ignoriamo. Sì, in realtà poi a livello di trama, il nostro simpatico Bolas ha fatto un'entrata trionfale che si vede benissimo quando giochi le carte dove c'è lui. Fa questa Esatto. bella entrata trionfale, fa un casino assurdo, come il simpatico sacrifichiamo tu, hai delle belle cose in mano in campo, scartalo, sacrifica e ti metti e prendi dei danni. Esatto. E quindi è molto molto interessante. E lui ha fatto invece un pre-release in più che gli è andato particolarmente bene, Sì, ho quindi fatto forse sono io che porto male. quello del venerdì sera, ho vinto pre-release. Ho fatto un bel verde bianco aggro che non è nelle mie corde, però non potevo fare Beh, c'è stato un nostro altrimenti. amico che ha fatto blu bianco Sì, e poi aggro abbiamo però beh, allora lui ha sempre. detto che ha fatto blu bianco. Poi ci siamo accorti che era un blu bianco polli, quindi era un aggro. Però quando ho detto gioco blu, c'è stato praticamente tutto il Sì, c'è negozio che si è girato stato il verso di me. silenzio generale. Quindi. E niente, quindi il primo pre-release è andato bene, il secondo sono arrivato secondo, quello che ho fatto da solo, perché lì ho spostato Bolas, ma l'ho visto una sola Io sono volta. morta, male. Però insomma non è andato male. E basta, come ambiente da Limited mi sembra un pochino più rallentato rispetto a quello di Amonkhet. Sì, più Qua adesso in realtà stiamo parlando di Sealed, che quindi altro perché ci draft non sono saprei. cose davvero davvero belle che hanno o costi molto alti, cioè cose che davvero ti cambiano il tavolo di gioco, che hanno cose davvero o costi molto molto alti, oppure che ti rallentano nell'altro modo, tipo la Vratta di Bontu, che è vero che costa, cioè tutti quelli che costano magari 3 o 4, però poi le terre non ti si stappano. Quindi rallenta tutto l'ambiente, tutto il mazzo viene un po' rallentato, tutte le situazioni vengono un pochino Esatto. rallentate. Però in realtà fino a un certo punto io ho visto tipo tutti i counter esistenti erano nei mazzi contro di me. Quindi da quel punto di vista ci sono anche molte risposte, spacchini, invrattine, i fantastici cosini verdi che danno un più uno più zero e poi li fai lottare che sono un No, fantastico. quello. Cioè No, ci non li fa sono. lottare, Fa poi fa poco danno danno, alla è vero, forza. era l'altro piano. E quindi sicuramente sì. Power level no, Non secondo me invece è strutturato in modo il power level diverso. è più alto, ma è semplicemente più lento, sono più lenti i mazzi, quindi Sì, per poter. cioè è come se in Amonkhet l'idea era un piccole creature o comunque creature a costo più basso perché c'erano i felini o gli zombie o comunque mazzi più veloci che diventavano grandi o più forti pensando proprio a quelli all'interno del dei vari archetipi che diventavano più forti tutti insieme. In questo caso invece ci sono carte o creature o stregonerie o istantanee che sono forti in sé, buonasera, Buonasera. e che però sono lenti. Cioè, nel senso, arrivano tardi, ti creano un sacco di vantaggio, però arrivano tardi. Però
Per esempio, c'è cioè, tipo un mazzo che abbiamo visto, tipo pre-release uscito, sentiamo parlare, un mazzo rampa che gioca Razzatec. Sì, Cioè, esatto. nel senso, torneranno forse quegli stili di gioco un pochino più lenti che ti portavano magari ad avere un bel vantaggio alla fine. Quindi un più simile a un control o un rampa. Per il resto, quindi sì, non è un power level più basso, ma è un power level diverso. No, secondo me il power level è più Alto, alto, ma è più lento quinto. poi il formato. Perché comunque ci sono delle carte devastanti, tipo la pioggia della La grandine, pioggia, papà, cioè. che se ce l'hai nel mazzo, cioè in limited, tu la casti e vinci. Sì, è vero, effettivamente. Amonkhet Tower of Devastation sono le espansioni con le risposte. E hai la Esatto. Bratta, e hai Sì, e poi soprattutto l'emozione, e il hai il blu è molto counter. forte in Hour of Devastation più che in, perché Ma hai il tappino, comunque il blu quello è che. stato molto debole Sì, negli sì. ultimi. Il blu, cioè il. Allora, sti due qua che continuano a Ma vabbè, fa lo spammare. stesso. No, Nessuno li non storba. contribuiscono. Non Allora, la contribuiscono. carta adesso te la trovo, in uno dei previous pack ce la dovremmo Cos'è avere. questo? Ignora. Spam. Allora, no, non è qua. Questa è quella della domenica. E anche l'altro. E questi dovrebbero essere quelli del sabato. Allora, questo è il mio. Torment of Hellfire, sì, quello lì. Esatto, solo che io non mi ricordo mai come si chiama, ma so perfettamente, cioè il devasto è quello che fa. Sì, quella posto X. Quello è, cioè, quello è quella carta Tu ti che tieni tu non, fino al late magari dici, game. non so quando giocherò e se mai verrà giocata come in standard, perché c'è il problema del come, però è quella carta che in un mazzo magari un po' che sai che vai un po' tardi, la tiri un po' control, un po' run, cioè quelli che sai che andrai a tirare proprio la corda, il tuo avversario perderà la pazienza, si riapparecchierà allegramente ma tu stallerai e poi giocherai simpaticamente quella con un X tipo 9. Esatto. E il turno dopo cagherai giù la bomba immensa dove ovviamente vincerai. Può funzionare. Sì, cioè o vinci o l'altro non ha né più permanenti né più Sì, carte in cioè nel mano, senso che è più o meno come è vincere. come fare la vratta e poi giocarti tipo un ciccione. Sì, esatto. Dovresti fare un ramp quasi solo per Sì, quello per e per essere poi rischiare. efficiente ci vuole effettivamente troppo E per poi mana. rischiare di fartela comunque counterare perché basta un negare. Esatto, sì, però insomma in un ambiente di draft è una carta che ti, cioè, che se funziona, cioè, ti cambia direttamente la partita. Noi abbiamo vinto con quella, perché è simpatico. Cioè, l'unica che abbiamo vinto è grazie a Sì, quella. però è Perché tra l'altro in simpatico. Shredded è molto più forte che no normalmente. Perché dice che ogni avversario Fa quella fa quella cosa. cosa X volte, quindi è come se una X valesse 2. Ok, questa è la situazione draft, cioè quello che abbiamo combinato. Esatto. E aspetta, adesso che hai messo tutta sta roba in giro, Sì. rimettila dov'era. Tieni. Perché altrimenti non ho spazio di manovra. Ok. Cosa fa? Era della rivelazione. Oh, Felicia è una carta molto Che non mi forte. ricordo qual È è. la Vratta, quella bianca. La varta bianca. Scusate, ma quanto mazzi Colossus è fortissima. Sì, perché spacca tutti i permanenti non terra. I mazzi Colossus giocano tanti artefatti non creatura. E quindi li distrugge. Una carta più da formati che puntano al late. Quindi commanderla a cogliere nel suo metodo. Esatto. Esatto, No, sì. poi il fatto che faccia l'effetto per ogni avversario è Cioè, palesemente è Commander. pensata per Oh, tavolo comando. da 4, tu hai un bel mazzo control. Non hai Poi mono niente, nero, che mono. c'hai tutte le cose che ti danno mana a pari con Cioè, le è mercato nero. paludi. Ti raddoppia il mana delle paludi. Esatto, per esempio.
Mercato Nero, le Cabal Coffins, poi eccetera. un'altra terra, poi varie creature, e cioè fai tipo mana in modo Esatto. indecente, giochi, gli altri perdono, sono costretti a lasciare tutto quello che hanno e a prendere pure dei danni Sì. se va abbastanza bene. Esatto. Quindi sì, forse ci sta per potrei giocarla. Ci può stare. Ci può stare. Non è. Combo con Apatra, Mercato Nero, beh sì, insomma. Sì. Come nella parte Mana Quella è. Locus, Mercato Nero e Nyxtos per accumulare mana, esatto. Quella è una carta che magari in standard non vedrà affatto gioco perché comunque effettivamente può diventare, cioè tipo, ah, te la countero e quindi tu hai pianificato tutto per niente. Reformazzo con razzo, che Eh, vabbè, io pensavo di giocarlo nel fortissimo. Commander, dire nel mono nero, così mi facevo un po' di zombie e poi andavo a tutorarmi le varie cose. E quindi di metterci magari una strana combo o qualcosa, insomma, qualcosa di Esatto. divertente. Però ovviamente sempre la combo per me è sempre un piano B. Sì, esatto, Perché non la trovi non ha. mai se non hai. Magari mazzo sacrificio, Sì. esatto, tipo Sì. mono nero con Ghisa che gioca Esatto. lei, Tiro è fu. piuttosto adatto. Anche perché mi mangio qualunque cosa e mi faccio un po' di zombini e poi li uso come al solito. Sera. Buonasera, Fancuzzo. Qualcuno ha potuto aprire, ma sono un lancio a 10 Taximundar giù così potrei vivamente cogliere lo scarto della mano. Consigliare lo scarto della mano. Cose così. Invece, di cosa volevamo parlare oggi, oltre a questo momento molto, Esatto. molto free? Stamattina, in realtà, con lo spoiler, c'è stato uno spoiler interessante che è quello delle art, del San Diego Comic Con. La cosa divertente è che... Ma... La Grazie. pioggia trova dopo. Grazie. L'arte del San Diego Comic Con è molto interessante perché rappresenta Bolas che sta Eccoci. mettendo nella pietra, stile geroglifici, i nostri guardiani. È molto carina anche comunque l'idea, hanno fatto notare le somiglianze con le persone che, cioè tipo Jaysa, la gente che si tiene la testa, gli zombie, la sabbia, quindi il conto Il orario di deserto, Nissa, fuoco. esatto. Cioè comunque l'idea è una cosa veramente pensata, ma le cose più carine sono i geroglifici che gli hanno fatto attorno. Questo è un prodotto che non credo, cioè almeno noi non credo vedremo mai, questo Ho ci rendiamo battuto uno che ha contenti. sbustato Bolas, il dio Scarabeo e il dio Gli Locusta. hanno Lo chiesto, meritava. sì, lo meritava. Mi manca Sì, Gesù Cristo. e qualcuno gli ha anche chiesto, vero Francesco, se lo hai pagato. Ma in realtà, insomma, poi un po' di botte di fortuna ci servono, non è che se hai tutto devi pure giocarli bene. Zoomiamo quindi sui nostri amici solo che guardiani. ma stamp non possa farlo da Esatto, è tempo di speculazione. Vado a prenderti la tastiera. Tolarian Academy. Acqua Academy, perché esisteva già la Tolarian Academy. Forse Next. sì. Ci Ci serve forza la tastiera, sarebbe forza mouse la tastiera. è superato. Oh, La. se... Ho Ok, vabbè. sbagliato. No. Ok, ce l'ho Allora, fatta. qui vabbè, vediamo il nostro Bolas che sta ancora creando qualcosa. Non so bene che Parli di cosa. roba semi-spoiler visto che è nell'artbook. Si può parlare di roba semi spoiler visto che è Si nell'artbook? può. Sì, si può Il nome era parlare. troppo lungo, no? No, Si può parlare e visto che noi non abbiamo ancora no. l'artbook, ci piace l'idea di sentire degli spoiler. Intanto c'è il simpatico Dio Faraone che sta ancora scrivendo e quindi sarà una cosa molto molto interessante. Il nostro Gideon appare crepato. E questa cosa, speriamo che Gideon non si crepi, non Ma crepi, esatto. c'erano state delle battute di dubbio gusto su questo. Gideon appare crepato e appare con attorno, come possiamo notare, questo tu non riesci ad Che allargarlo. cosa? No, L'immagine? noi, cioè Ah, la finestra del posso programma. fare.
La finestra del programma. Ah, se un attimo che ho dei problemi. No, così Sì. insomma, grazie. Vediamo Bolas in alto che viene adorato dai suoi, dalla gente di Amonkhet, sotto Gideon, accompagnato penso dagli altri guardiani più o meno. Dove? Sotto qua. O Ah, sì, c'è comunque Jace, Deis, c'è forse Sonissa. Liliana, Chandra. Quindi Gideon sembra che sia lì che sta fronteggiando effettivamente il nostro Bolas. E ovviamente sto aspettando quando ci sarà lo spoilerone o avete delle informazioni in più, io sono qui per Esatto. leggervele. Lo so, sai Successivi che abbiamo le teste wireless sono state un pessimo Chandra, acquisto. che è tipo no, no, non mi guardare. Esatto. No, non facciamo che Chandra che si volta dall'altra parte, qualcuno l'ha interpretato come Chandra essendo rossa e Azoret legata ad Azoret, ma non si sa bene con quale No, strano infatti. collegamento. Gideon probabilmente appare crepato perché Bolas mette in dubbio la sua invincibilità, a mio parere, e può Sono starci. tutti tagliati, passano molto tempo a carcare la ferita, esatto. Sì, Che poi questo. se si vede anche proprio nella carta, nella sconfitta di Gideon, che Sì, c'è lui che che. lo tocca Esatto. e gli dice che è così facile fare il paladino quando ti credi invulnerabile, Inabile. e invece non è così. Attorno a Chandra, non ci sono immagini che effettivamente possano dire qualcosa in più. Sembra proprio appartenente ad Amonkhet come piano. E in realtà la mia idea prima di zoomarle molto era che forse i geroglifici attorno rappresentassero parti della storia già vissuta. Quindi magari momenti in cui i nostri guardiani hanno effettivamente incontrato o sono rientrati nei piedi di Bolas. Per errore, per Sì. volontariamente, questo non si sa. Quello che mi un po' incuriosisce di più è quello che c'è sopra Nissa. Già il fatto che comunque Nissa. Da attorno a lei c'è la sabbia, cioè questo ci fa capire che Bolas sicuramente sta distruggendo Sì, forse il la piano. natura comunque che a cui l'hai legata. Quindi il piano sta morendo. Ci sono strani geroglifici attorno che anche se uno assomiglia Infatti l'ho spiegato in questo. a quello in alto a forse Ronas, dall'altra parte c'è lei o a Patra. Io intravedo alla mia sinistra, quindi alla sua destra, un'altra cosa un po' triangolare che secondo me quello è, ma appunto, guardalo. Ah, quello lì può essere. Quindi è quello, cioè tutto legato alla sconfitta di Nissa e magari anche a un ricalca sul fatto che lei ha, comunque ognuno di loro abbia compiuto degli errori. Andiamo un po' più avanti, un po' interessante più avanti. Allora, vicino alla lancia c'è un triangolo. Quel triangolo, secondo me, è Che poi Emrakul. perché lei ha la Non lo lancia? so. E secondo me l'idea Giusto. che non c'entri Emrakul nel piano, ma la liberazione degli Eldrazi è forse, essendo parte del piano di Bolas, Esatto. fa capire come loro siano delle pedine, se quello è Emrakul. Loro sono semplicemente delle pedine nei piani di Bolas. Ma io non ho puntato spesso sulla invincibilità, non era che lui funga da scudo umano proprio per la sua caratteristica che si è messo in dubbio e allora viene messo in evidenza la sua debolezza. Visto, sembra abbia i tentacoli. E quindi può anche darsi che dicano: ah, guarda, questa ha fatto questo, sono Sì. sempre stati burattini nei miei piani, non si sono mai resi conto. Scopriremo tutto mercoledì. Ciao, a dopo. Ciao, Montre. Montre. Poi andiamo quella dopo. Eccola qua. Allora, quella dopo, prima parliamo di Jace. E il nostro Jace, come si vede un po' nell'immagine, quella dove c'è, penso, Nicol Bolas e lui messo così. Che ripercorre un po', penso sia proprio l'idea che Jace è comunque stato già schiacciato da Bolas in passato, l'ha già incontrato, non è stato piacevole, l'ha usato e quindi ce l'abbia proprio con lui. Allora, Gideon è l'ultimo a essere sconfitto, Bolas lo sconfigge rifacciandogli non essere stato capace di difendere i guardiani. Ci sta, anche perché è molto Bolas Beh, questa spiegherebbe cosa. anche perché Bolas si presenta come quello che tra le
che tira le fila dell'intero universo, Esatto, del quindi multiverso. comunque la mia idea era che questi giro, e guardandoli con attenzione poteva essere, questi geroglifici non fossero semplicemente, gli hanno Li ho detto a scoperti. Pross, disegna dei geroglifici attorno, Esatto. ma sono, cioè, sono Cioè, come pensanti. dire, è il nostro dio faraone, guarda da quant'è Che vi sta che sfruttando. esatto. E l'ordine della sconfitta è da sinistra. Sì, ci sta anche quello. Però Liliana, i geroglifici a fianco di Liliana, sono un pochino ambigui, soprattutto quello in alto. In alto, oltre al fatto che Liliana è incoronata dalle corna di Bolas, e questa cosa l'hanno Esatto. notata in molti di. Ma soprattutto c'è lei stessa che adora Bolas. Potrebbe essere anche la sconfitta di Liliana, del fatto che Bolas sottometta Liliana, visto che lei adesso si sta cercando di liberare, ma anche che stringano un patto per tornare ciò che volevano. Cioè, magari Bolas torna a essere il Planeswalker Premending, Liliana torna a essere libera da tutti i suoi patti. Ma magari quindi c'è io ti do questo, tu mi dai quello con Bolas e il patto tra di loro finisce subito. Esatto. Però quella, cioè, e quindi secondo me proprio vicino a Liliana quella è per dirti, ma Liliana è così buona, accetterà di rimanere così tanto, ha una missione che vuole. Però anche quello, cioè, è proprio uno spoiler. Fate con gesto, niente guardiano la possibilità di coordinarsi lentamente, poi spingere il naso a livello per mostrare quanto potere davvero non sia nulla rispetto al suo. Sì, anche quello, quindi la schiaccia dal punto di vista del potere. E poi torna un attimo indietro. Schiaccerebbe Nissa, distruggendo il piano e quindi distruggendo anche il suo collegamento con la Terra Esatto. e tutta la sua essenza. L'oscurità è giusto su Chandra, quindi magari anche quello è una sconfitta perché comunque rimane sola. E lei non può, cioè non ce la Esatto. fa più a rimanere sola. E l'ultimo Gideon che viene distrutto dal peso della perdita di tutti gli altri. Ovviamente sono tutte speculazioni, perché comunque non Sì, non sappiamo sappiamo. quanto tutto questo sia nella nostra mente, perché siamo persone molto fantasiose, oppure no. L'ipotesi della Liliana che si accorda con Bolas è plausibile per il fatto che è già successo. Esatto. Liliana disperata va da Bolas e gli chiede un modo per tornare ciò che era. E Bolas gli dice: puoi stringere i patti con questo demone. Quindi potrebbe anche darsi che loro abbiano già un patto da quel tempo, che però non ci hanno ancora detto. Che magari la Wizard non si spoilera il fatto che uno dei ormai guardiani ha un patto col super Esatto. Esatto. cattivo. Nissa viene sopraffatta quando prova a legarsi alle ley line, ma Bolas ha distorto il piano e a tal punto aver reso la magia della morte più forte di quella della vita di Nissa. Chandra viene spenta e fugge quando, lui sta per quando la sta per schiacciare. Gideon Perfetto. viene sconfitto moralmente e fisicamente. Sì, penso che l'ombra proprio su Chandra, che sarebbe la più luminosa, sia un po' anche quello. Sicuramente domani, che c'è la sconfitta dei guardiani, magari non c'è proprio una spiegazione di tutto quello che noi vediamo qua, ma un po' sì, insomma. Esatto. Sì. Aiuterà se decidono di non fare un altro filler Speriamo di o no. proprio un flashback o qualcosa del genere. Aspetta, sto Cosa c'è? rispondendo alla master di D&D. Ok. Giovedì ci siamo. E E quindi basta, tutto qua. questa era. Poi ovviamente i Planeswalker, che sono all'interno del pacchetto, sono tutte ristampe con art Sì, diverse, sono le quindi ultime versioni di tutti e 5 e 6 in realtà. Quindi c'è c'è Nissa, Nissa quella, di la Amonkhet, quella Monkhette, verde-blu, c'è Liliana di. Jace di Innistrad perché è l'ultimo che hanno stampato, Liliana di Amonkhet, Gideon di Amonkhet, Chandra di Kaladesh, quindi quella con 4 E abilità, e Nicol Nicol Bolas Bolas. ovviamente di Hour of Devastation. Allora, aspetta. Io credo che i Planeswalker messi nell'ombra saranno quelli che subiranno ripercussioni psicologiche nel futuro. Anche sì. Comunque,
considerato che Chandra e Gideon metteranno in discussione le proprie capacità e forse anche Nissa. Se continueremo, Se consideriamo consideriamo che che il il team team. di sviluppo ha annunciato che dal prossimo set in poi ci si allontanerà dai guardiani, sarebbe interessante una divisione momentanea dove ognuno di loro cerca se stesso. Che Fino alla potrebbe zona quando gli essere rivela che i basettoni sono passati di moda. anche sì, ma in tutto questo effettivamente la domanda sorge spontanea. E a Gianni? Già ne aveva detto di non andare subito. Ok. Non è diventato anche lui un guardiano, Ma ma in teoria sì. nel momento in cui i guardiani, a Gianni aveva detto ai guardiani: guardate, se c'entra Nicol Bolas, bisogna aspettare, fatemi chiamare rinforzi, dai, su, insomma, ascoltatemi un attimo. I guardiani hanno lanciato il gomitolo, Bolas si è distratto, a Gianni si è Già. distratto e loro sono andati da Bolas. Quindi il nostro Gianni sta ancora cercando, disperatamente penso, perché comunque quando c'entra Bolas anche lui è un po' fremente, dato quello che gli è successo in passato. Sta ancora radunando Planeswalker. Io mi immagino forse l'arrivo di tutti i Planeswalker, perché comunque lasciare questa cosa, Sì. vado a chiamare gli altri e poi non arrivano, però forse arriveranno troppo tardi e Ajani, dall'alto della sua saggezza, sarà uno di quelli che sfiorerà un colpo morale forse ai Ai guardiani, guardiani. dicendo: voi non vi rendete conto di quello che dovete affrontare, e quindi ecco cos'è successo, stronzi. Cioè, dopo quello che Ajani ha vissuto e ha vissuto Esatto. contro Bolas, potrebbe anche permettergli, Sì, cioè, sì, sì. un Fanno cazzettone glielo potrebbe anche fare, sarebbe uno interessante. spin-off di una love story tra Gianni e Oketra. Oketra morta, però. Perché grazie a che l'ho avvisato, l'avvisato dello schifo che sta succedendo. Può darsi, Contatto telepatico con i gatti. Esatto. tipo il serpopardo. E in Sommo realtà, signore di secondo Amonkhet. me, il... Allora, come dice Tolarian Academy, secondo me, dopo la sconfitta verranno effettivamente... si separeranno. Beh, no, un Sono... lungo cazziatone di un po' di ore, ok? Un'ora per ogni guardiano. Diventeranno trombamici. Ti Io ci blocco! banniamo. E secondo me, il serpopardo in realtà è il serpente domestico di Ajani. E secondo me verranno dispersi, non saprei in realtà da chi, se da Bolas Se o dai se sensi di come, no, colpa. se come misura difensiva da parte di Ajani barra chi si porta dietro? Narset, Tamiyo, Narset li Enko. esilia in vari piani e li countera quando cercano di entrare insieme a E Tamiyo. quindi secondo me vengono poi dispersi in qualche modo nei vari piani, tipo cos'era il potere di Bartolomeo Orso di One Piece. Che li mandava nelle, li toccava e ha mandato ognuno in un'isola diversa. E tant'è che, continuo a ripetere, in Ixalan, dato che abbiamo avuto il mega leak, si vede già che c'è Jace Jace. e che il nome adesso sembra che l'abbiano decifrato un pelino di più e sembra che sia Jace, Planar Outcast. Quindi è Ah, proprio ok. naufrago Kuma planare. però. Sì, Kuma, Kuma. vabbè, lo, sì, Sì. Voglio l'ho visto in italiano quando c'era stato. la carta cazziatone a Cazzettone. Jace ad Ixalan, cazziatone di Lenus Dominari e poi a tutti gli altri. Sì, ci starebbe. E c'è sempre a Gianni, scusi. Esatto. E quindi secondo me effettivamente ogni blocco può essere anche con la nuova struttura che ci saranno più Uno, spesso, diciamo, blocchi a uno, uno. sé stanti. Si presta abbastanza bene al fatto di seguire ogni guardiano dopo questa. Ma che magic deve copiare da One Piece? A Beh, no, insomma, l'idea. Gianni's Sì. disapproval. E viene ristampata in ogni edizione la Gianni Disapproval con arte Esatto. diversa, però è sempre la stessa e la frase sotto, il Cambia. flavor test cambia. E quindi probabilmente avremo su Ixalan, seguiremo Jace, su Dominaria seguiremo molto probabilmente Che Liliana, torna che magari. magari torna, se
fatto il patto con Nicole Bolas, magari o si pente e quindi torna a casa, ma sono sicuro che il Michonne arriverà anche qui a fare il Deus Ex Ma può Machina. darsi che il Michonne arrivi a distruzione già fatta, cioè Esatto. dicendo, cioè magari Bolas li sconfigge effettivamente, distrugge Picchia tutto, blu. Ajani con i rinforzi arrivano e trovano la battaglia già Ormai è già finita, fatta. tutto è perduto, E dicono salviamo il salvabile. salviamo il salvabile, ma soprattutto non, cioè, c'è qui in quel momento la Ajani's disapproval. Preso che non Bolas. E Sì, forse Bolas le fa andare via, forse. Cioè, sì, diciamo comunque. che in realtà non ha nel senso, Non ha per mai quello posso dimostrato. dire qualcun altro, perché Bolas non ha motivo di non ucciderli. Si avrebbe più motivo di togliersi dalle scatole. Almeno dice ok, questi qua ok sono delle pippe, ma tanto vale farli fuori adesso prima che diventino troppo forti. Sto con il rigomitolo. Esatto. Dopo voglio scoprire anch'io. Infatti domani Quindi non vedo domani. l'ora che esca. Poi per il resto della storia, poi bisogna vedere, Allora, devono ancora dire come ha fatto Samut a diventare Planeswalker. sì. Se diventa Planeswalker, dove Planeswalker? Perché deve Non è obbligatorio che te lo dicano. andare. E beh, devono No, dirmelo. non lo dicono Sì, perché voglio un nuovo Narset non l'hanno piano. detto. Tezzeret è ancora vivo dopo tutto. Tezzeret è ancora vivo dopo tutto e stranamente non si è fatto ancora vedere su Beh, ma Tezzeret Anoket. è vivo perché è sotto il controllo di Sì, Bolas, sì. semplicemente. Anche se lui sembra che volesse, però alla fine a Bolas conviene tenerlo soggiogato. Non hai preso credo per essere sconfitti. Jace come impazzisce e fugge. Liliana dopo dimostrazione di forza. Nyssa quando viene sopraffatta. Cianda quando Nicolino la sta schiacciando nella sua mano. E Gideon infine quando l'artiglio nel petto. Forse preso che su Più Ixana. che altro la cosa che mi fa dubitare del fatto che sia un naufragio vero e proprio quello di Jace, quindi che lo buttano da qui a Ixalan senza un passaggio di mezzo, è che proprio su Ixalan c'è Vraska. Sì, è Cioè, quello è vero, è una sarebbe una coincidenza troppo. coincidenza grande, perché comunque Vraska è un problema che lui deve risolvere come patto delle giuria viventi. Ma secondo me lo lascia in vita perché può Perché sfruttare questa cosa a suo vantaggio. Cioè rende Tezzeret prevedibile da un certo punto di vista. sì, ma Tezzeret è molto. Ci si è resi conto. Cioè, Bolas magari si rende conto che Tezzeret è molto più prevedibile di Sarkhan. Perché Sarkhan a un certo punto si è riuscito a staccare, addirittura a portare in vita Ugin. Che non si sa se lui lo sa. Che non so se lui lo sa. Perché comunque Sarkhan è instabile. Tezzeret meno. Tezzeret è solo crudele, non è instabile. Sarkhan è mentalmente labile in alcuni momenti Esatto. della storia. Ixion doveva essere il piano d'origine di Vraska, non si sa. Allora, forse sì, forse no. In realtà le gorgoni sono di Ravnica. Quindi non si sa per Secondo quale me sì, lei è di motivo. Lei dovrebbe Ravnica. essere di Ravnica. Perché lei vuole portare le gorgoni a regnare sui Golgari. Quindi non lo so da quel L'unico punto che di potrebbe vista. fungere Bolas è Nyssa, gli altri sono pippe. Forse anche Jace, No, sì, una sfida mentale lo distrugge, l'ha già fatto. no, adesso è limitato col suo pieno potenziale. Sì, ma c'è cioè, lo stesso. Bolas schiaccerebbe la mente di Jace. Ma Jace non ha avuto problemi a togliersi un po' della sua mente Sì. per riuscire a E avere più fa lo controllo stesso. sulle Cioè, altre. però cadere nello stesso cliché di Esatto, spacco la no, nel se mente. sì, però abbiamo visto che è quello che può fare Esatto, e esatto, non. esatto. Allora, Sarkhan torna cavalcando Ugin fino a Namonkhet a fargli il culo. Sì, Ok. quella è. È vero, Basta. poi Ugin, dai. Deve Cioè, allora, io posso arrivare capire Ugin. che magari Bolas non sa, non ci credo neanche, che Ugin sia vivo. Non ci credo. Però, vabbè, magari Bolas Cosa? non sa che Ugin è vivo. Ah, Non beh, certo. ci credo. Però Ugin. Cioè, vatti a cercare che cosa sta facendo. Gli Eldrazi erano imprigionati o si sono liberati. Questa cosa è successa. Oh! E forse è tutto merito del simpatico Nicol Bolas. Magari Vabbè, vanno a ma noi non ci cercare. penso. Non è, magari non è il suo primo collegamento. Penso che sia tipo Zeus
cioè tipo Zeus no, i pantaloni e Bolas, oh no, Bolas hai fatto un casino, credo sia sempre il Ah, pensiero. ok. Sì, Già c'è una esatto, cioè pippa. Jace entra nella mente di Bisogna Bolas e vedere. Bolas lo dice, cioè ha ucciso gli dèi guardandoli. Bisogna vedere. Secondo me Jason, Hai cioè, è troppa molto. fiducia in No, è Jace. molto più di quello che sembra. Col Sì. fatto che comunque non sa il suo. Cioè, il suo potenziale. Nel senso, Esatto. secondo me può risultare sotto il giusto maestro. Sì, Bolas passa al lato oscuro. Esatto. Diventa Blu Grixis. nero. No, blu nero. Ah, quindi va a seguire Vraska non per sconfiggerla, ma per imparare da lei. Perché Esatto. un buon Dimir può imparare anche da un Golgari, mi sembra ragionevole. Sì, cioè, ok. Gesù è intelligente, ma Esatto. non si applica. Insomma. Poi si è chiamato Sostina quando è lui a fare i complimenti a No. Jace. Cioè, sì, in realtà. È autostima. Sì, ho mia autostima. Sì, sei intelligente ma non ti applichi. E quindi siamo a queste speculation time. L'unica cosa che butterei così per poi ritornare allo speculation time è Sì. Che l'altro spoiler è uscito. che potrebbe non interessarci a livello di lore perché ovviamente non Esatto, ci aiuta a capire anche qualcosa se di vorrei più, sapere di che mondo è ma ruggito, c'è il signor ruggito del mondo, l'arabo. arabo ruggito del mondo, che è stato spoilerato anche qui. Non ho capito, ma è Cosa? volontario lo spoiler? Sì, ma proviamo a metterlo in punizione. Sì, esatto. In teoria, cioè, quando torna al lupanero lo legna e poi è costretto a letto per un mese per le ossa No, ma Gisne fratturate. deve mangiare di friselle per arrivare a competere con Sì, esatto. Jace quel secco di merda, e sto citando un signor Jace. Deve iniziare a giocare. È male che non ci giocavi prima. Grave mancanza. beh, il Quindi micio è bello, è carino. Mi aspettavo un po' di più. allora, quella di domani sarà l'ultima Magic Story? In teoria No. no. Se è l'ultima Magic Story, piangiamo un po' tutti. Li picchio, vado a picchiarli. Sì. Perché devono metterci dentro la sconfitta di tutti i guardiani. Come si salvano il culo e come Samoth diventa Cioè, Planeswalker. in teoria o scrivono un romanzo che ti vendono, che ti mandano in PDF Esatto, di regalano a 90 tutti. Giochi pagine, oppure no. solo Limited. Limited va bene, però anche Commander Allora, va il simpatico meglio. gatto è stato spoilerato, quindi abbiamo una seconda tribù insieme ai draghi, che è quella Esatto, dei che sono i gatti. gatti. Quindi là abbiamo gatti draghi, qui avremo gatti draghi anche qua, Può non lo so, può essere. darsi. È un Allegro 5-5 a costo 5 con questa abilità chiamata Eminenza all'inizio del combattimento nel tuo turno. Se arabo, ruggito del mondo nella zona di comando o sul campo di battaglia, un altro felino bersaglio che controlli prende +3/+3 fino alla fine del turno. Ma soprattutto, ogni qualvolta un altro felino che controlli attacca, puoi pagare uno verde e uno bianco. Se lo fai, a travolgere prende +X/+X fino alla fine del turno, dove X è la sua forza. E questo ci piace perché comunque basta metterlo su un simpatico felino già grosso e Sì, diventa ma ancora più neanche perché grosso. tanto già lui dà un +3/+3 Sì, quindi gratis. Non mi pare granché come comandante. Ma il fatto che faccia l'effetto della zona di comando lo rende quello comunque sì. forte. Anche se è più forte effettivamente l'Urdrago. In realtà dipende da poi come faranno il mazzo. Semplicemente. Quindi io prevedo che questa abilità Eminenza. Ci sia un ciclo, diciamo, di quattro avatar Sì. della tribù che facciano un effetto, quindi o quando sono nella zona di comando o quando sono sul campo di Anche battaglia. perché richiamo un pochino quell'effetto che avevano quando ci sono usciti i bicolor, dove c'era l'abilità che si legava al comandante, cioè se il comandante è in campo. Sì. Cioè, l'idea è comunque che sia una cosa che dovrebbero avere in più creature, altrimenti fa un po'. Sì, no, Eminenza penso l'avranno solo questi qua. Sì, i vari I comandanti. comandanti I principali, quelli di facciata del. sì, come un po' i segnali in esperienza. Però i segnali Sì, in è la esperienza. meccanica dei comandanti Però nuovi. i segnali in esperienza avevano la differenza rispetto
a questo caso che funzionavano solo se il comandante era in campo. Esatto. In questo caso il più 3 più 3 è anche se il comandante non è è in zona di Sì, comando, non è in campo. fare a turno 1 il gattino con legame vitale che di secondo attacca come 4-4 Sì, non è ci brutto. piace. Prossimo comandante tonno. Anche può Io darsi. secondo me, io Cioè, avendo punto. fatto i gatti potrebbero fare il tonno. Io punto che una sarà una tribù, diciamo Classica. classica, che possono essere tritoni, che possono essere zombie, Spero nelle goblin, zombie. elfi no, perché il mono verde che era uscito 2 anni fa era praticamente già un Sì, elfo. il Freyalis. Freyalize era già elfo, quindi. Umani o qualcosa del genere. Probabilmente comprerò il mio primo comandante precostruito, Dragons. E Beh, draghi, poi noi sempre noi li tutti. prendiamo sempre tutti, ma per il semplice fatto che anche se non li giochiamo, di solito ne prendiamo sempre uno a testa e quello poi diventa uno dei nostri nuovi commander. Io avevo puntato a uno, poi ne ho scelto l'altro. E che poi Sì. ovviamente vengono modificati perché è per forza. Ovvio, ma anche il Goblin forse non è una I cosa. goblin secondo me è abbastanza più Dipende plausibile. da quante ristampe ci vogliono mettere dentro, Oh, perché ce rischia di n'è? essere. Eh no, appunto, rischia di essere un po' Vabbè, mettono quelli forti, sono già a pesante. posto. Ma. E soprattutto li prendiamo tutti perché dopo, diciamo negli ultimi anni soprattutto, dopo poco, i comandanti solo o le carte che sono uscite solo da Commander iniziano a costicchiare. E quindi E andiamo a quindi, risparmio prendendole col fatto all'inizio. che comunque in prevendita alla fine li paghiamo poco per il loro contenuto, preferiamo prenderli già tutti, così abbiamo già l'uno per di tutte le carte uscite nell'edizione, di quell'edizione Commander apposita, e se ci servono le abbiamo. Basta, non dobbiamo comprarle a 10 euro o 15 euro perché alcune carte, tipo alcuni comandanti Sì, soprattutto, vabbè, hanno sì. Purtroppo raggiunto prezzi del genere solo perché possono essere giocati con Commander. Purtroppo, perché il Commander non dovrebbe funzionare così, però. quindi l'idea è comunque che ci siano i gatti, i draghi, una tribù sicuramente di quelle un po' grandi classici, Flusterstorm insieme, esatto, come ma magari i anche goblin, i non vampiri, gli zombie ho... e i tritoni. E forse un'altra un po' più Sì, casuale. secondo me puntano sugli spiriti o sui silvantropi, possono fare un tricolor Sì. essenzialmente. Infatti molti dicono probabilmente faranno tipo Monocolor, bicolor, tricolor e quadricolor. esatto. Però c'è un penta, quindi non Oppure penta. saltano i quadricolor perché tanto l'hanno appena fatti Sì. e quindi fanno il penta, il tri, il bi e il monocolor. Questa cosa che stanno rendendo ufficiale il formato mi pare. E soprattutto che lo stiano rendendo ufficiale in uno contro uno, che è lo schifo assoluto per Commander, secondo me. E fortunatamente sono online. Beh, essendo online non sale il Esatto, prezzo di fortunata, infatti per mercato. quello dico fortunatamente sono online perché così i prezzi delle carte rimangono decenti. E già il fatto che comunque l'1v1 sia stato fatto in real con la banlist, il dual commander e così, no, cioè non è quello lo spirito di Commander. Lo spirito di Commander è multiplayer e che si gioca, ci puoi fare il torneino perché noi il mercoledì. Il nostro negozio li fa, ma fa le tavolate da 3-4 giocatori e in base a chi sia, quando si esce dal tavolo si vincono delle buste. Esatto, e fortunatamente Punto. il Commander Multiplayer non è gestito dalla Wizzy in sé per Beh, è sé. ufficializzato dalla Wizzy, le regole, la banlist le gestisce alla fine comunque un dipendente della Wizard. No, perché Lui la. è dipendente, lavora alla No, Wizard, sto però è dicendo esterno. che la questione Ah. dell'ufficializzarlo online non implica il fatto che sia anche cartaceo, non è un primo passo. Perché comunque ci sono varie cose che rimangono No, secondo nell'online. me anche Pauper, per esempio, è solo online ufficiale, però ha preso piede comunque e piace, soprattutto in Italia. E Commander 1v1, secondo me,
col fatto, uno, che esistono 200 varianti. La Valenciennes è ancora dal suo creatore. Sì, ma il suo creatore lavora per la Wizard. Pauper, cioè, nel senso, non mi preoccupa tanto il fatto che il formato venga ufficializzato, perché anche Pauper, bene o male, si gioca anche abbastanza tanto, però i prezzi delle carte non è che sono saliti più di tanto, io credo. Anche Adesso, perché c'è al tutto tempo qua, online. noi giocavamo un paio d'anni Sì. fa, Siamo anche tre. che facevamo tornei, facevamo le tappe qua, a Mantova. E le carte non sono. E già si giocava da un paio d'anni. Quindi le carte non è che abbiano No, l'unica carta che non mi raggiunto ero dei potuta prezzi. permettere perché è pauper e quindi non li spendevo era il fulmine a Sì, catena. esatto. Se non carte che comunque vengono giocate in altri formati. È quello l'unico costo del Pauper alla fin fine. Mentre nel Commander sto vedendo sempre di più che. Alcune carte sembrano subire cambiamenti di prezzo molto di più rispetto a prima, ma per il solo fatto che vengono giocate in Commander. Mentre prima mi aspettavo che una carta costasse tanto perché veniva giocata da un'altra parte, a me serviva nel Commander, dicevo vabbè, ne prendo un'altra che è più forte in Commander così perché costa di meno. Adesso potrei aspettarmi di quel costa di meno, non è più così tanto di meno. Ecco, perché sto vedendo degli incantesimi uncommon di Landa Tenebrosa che giocano con i segnalini -1/-1 che sono forti in Apatra Commander, tipo un incantesimo costo 2 che dice a inizio del tuo mantenimento spacca una creatura che ha un segnalino -1/-1 sopra o quando muore una creatura con un -1/-1, metti un -1/-1 su un'altra creatura, che sono fortissimi in Apatra, Sì, beh, ovviamente. costano tipo uno 10 dollari e l'altro 7 dollari. E sono due uncommon, o una è una rara, mi sembra tutte e due uncommon, però una è una rara, una è un uncommon al massimo. È quello che mi ha fatto suonare l'allarme. Prima quelle carte che venivano giocate in Commander non erano considerate, cioè te li tiravano dietro Esatto. perché hai mai giocato solo in Commander e basta, adesso C'è anche... stato un. Ha fatto un esempio un mio amico che aveva detto. Ah sì, Shun Sun, come si chiama? È il tipo che è uscito in Portal Three Kingdoms che dà horsemanship a tutte le tue creature. Lui l'aveva preso. 3 o 4 anni fa, perché ero ancora in Univero Capolli, Ok. ero ancora in università al negozio di Trento, l'aveva preso nelle rare da 1 euro e adesso sta tipo a quello ovviamente da From the Vault, non quello da Portal Three Vabbè, Kingdoms, ma quello perché stava tanto è già di quello stava base. tanto di base, esatto, mi sembra fosse Shun Tsun. Può essere un generale Sì, cinese. Shun Tzu di sicuro O ci forse ho sta. sbagliato a scrivere. Forse avevo solo Shun. No, 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 era Shu. Non mi ricordo come si chiama. Aspetta, era blu. Mono blu. Guarda, ho scritto Shu. Sono uscite solo cose. Ah no, quello è Shu Yun. Forse mi sto Può confondendo. darsi. Esatto. Era. Beh, scusa, scrivo horsemanship. Non esco mica tante Prova a carte. guardare se qualcuno ti ha trovato la risposta. Horsemanship. Adesso sì, torniamo alla schermata. E Atamo Teccato Comando cosa sono tali perché hanno trovato. Sì, ma quelle mi sta bene. Flusterstorm e Nemesis perché sono straforti in Legacy. Sì, ma quelle E è mi un sta. motivo. Ed è motivato il È prezzo. come quando, cioè io sto sperando tipo che Samoth venga giocata, non lo so, in Modern o in qualcos'altro, così le Ecco, foil che no. ho salgono di Eccolo qua, prezzo. Luxun. Che tra Luxun. l'altro. In che mazzo era da. Commander Ah, Antorch. in Derevi forse. Non so, Sì, non mi ricordavo. in Derevi. Ho sbagliato perché ho preso in italiano. Facciamo così. Allora, questo sta Nugaz.
che era uscito, mi sembra in comando. No, forse allora non è quello. Ah, no, infatti non è questo. Non dà horsemanship a tutti, quello lì. Eccolo qua. No. Sun Why you Ce. don't... No, eccolo. Sun Sun Quan. Quan. Ehi, non mi... Adesso Sta... sta Ah, 8, 8 dollari. Beh, vabbè, fammi vedere il porta portato in trick. Kingdom sta... Cioè, no, dai. 17, questo è 17 poco. dollari. No, questo è Comunque, poco. questo qua l'aveva preso nel rare da 1 euro, adesso sta 7 euro. Io ho l'ode tra mutanti. Momento pubblicità. comunque, nel senso, ha senso che una carta che era stata stampata per il Commander, dato che le rendono legali in Legacy, se è forte in Legacy, aumenta di Sì, prezzo, ma ci quello sta. è, viene giocato in un formato dove Io c'è una adesso determinata quantità di... gli metto le come cazzo erano le mosche. A me C'è non una sta bene, eccola qua. Di infestazione di mostre mosche cadaveriche. cadaveriche. A me non sta bene che questa stia, mettiamo la cosa in inglese, copia indirizzo. Immagine Sotto. questo, come non sta bene che questa, devo aspettare un po' perché c'è qualche secondo di latenza. Oh, Ora metteremo nella ecco chat. che questa carta che ho messo nella chat stia a 5 dollari. Sì, cioè, ovviamente quando legalizzano certe cose o vengono giocate certe cose in formati che parte dal presupposto che c'è una richiesta di un certo tipo, si alza quindi il prezzo perché magari non sono tanto reperibili le carte Commander così tanto come tre di altre edizioni. Viene giocato in formati che sono costosi, all'interno di mazzi di un certo tipo che si alza il prezzo. Ci sta, cioè nel senso è comprensibile, ma quando delle uncommon passano da 30 centa a ora la seconda, Adesso c'è, questa è 7 l'altra che ho dollari. visto. Ecco, e anche questa qua che adesso vi arriva, le Crumbling Ashes, sta a 6 dollari e 6 dollari e 50. 50 ed è un uncommon anche questa. Cioè, è troppo perché ti chiedi, cioè, è un formato che è nato per anche mantenere comunque col fatto dell'uno per Esatto, dei costi più un bassi. budget diciamo basso, perché ovviamente se non hai le dual, non è che muori se non le giochi in Anche perché Commander. ne giochi comunque una e Appunto. quindi una per tipo. Quindi Cioè chi comunque le non ti ha tanto di cambiano. cappello le puoi giocare, ma non mi Ma sembra il non. caso di andare a spendere delle centinaia di euro per mettere una terra in un Commander. Vuoi un po' da bere? No, frizzante. La nostra vodka personale Ma in Modern mi sa ok, è adesso lì modern. nel a parte che è Modern e che è un mondo tutto a parte, Cioè, io spero che le carte che troviamo in standard vengano giocate di side in modern per venderne il prezzo alzato, che poi non le vendiamo mai. no, Però nel esatto. senso. Ma in Modern se è forte nel meta si reperisce Diventa. poco e Esatto. quindi Più diventa vecchia cara. è Ma è un formato competitivo, con i 4 per tornei di ce ne ricerca. sono dal torneo in negozio al Pro Tour, sì, no, al Pro Tour non più, Vabbè, però però qua diciamo c'erano. c'era fino al Pro Tour, adesso comunque fino al Grand Prix puoi giocare in Modern e vincere dei gran soldi e ci sta che una carta raggiunga un certo prezzo, In non ci Commander sta no. in un formato che non è sanzionato ufficialmente, che i tornei non li, nel senso, li fai ma a livello locale e non c'è nessun evento che giustifica il fatto di pagare così tanto una carta. Cioè, se io con un mazzo serio di Commander andassi a un evento e ci facessi tanti soldi, allora potrei anche accettarlo. Ma non ci faccio tanti soldi. Cioè. È quello la cosa che cozza, cioè nel senso. Perché Non ci quando sta che giochi una competitivo, carta costa cioè quando tanto ti per metti a giocare Commander. competitivo mo in Modern o
in Legacy o se sei molto molto ricco anche in Vintage, anche in Standard, cioè Sei molto quando molto ti metti. ricco o hai iniziato Certo, molto 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 presto a giocare a presto. Magic? Cioè, se tu ti metti a pensare a giocare a livello competitivo in un formato in cui sai già che le carte sono care, parti dal presupposto che le dovrai pagare. O le hai tenere, te le hanno regalate, oppure le dovrai pagare, ma sai che serviranno. Perché se metti a giocare Esatto. competitivo, prendi il mazzo e quelle carte sai che ti servono. Ma in un formato in cui io non vado a fare un torneo, magari in negozio, per niente punti perché non è sanzionato. E penso che quasi tutti voi vi rugherebbe il fatto che magari aggiungere una carta magari forte perché che bello è entrata Patra, che bel comandante lo voglio fare, toc, devo pagarmi 10 euro per due carte, Due 12, carte, nel due senso no, carte, non non Kondar l'Eliana del Dante, Confidant l'Eliana del e Eliana Velo, del cioè due Uncommon che sono molto forti in quel contesto. E basta, nel senso non che non siano forti, ma sono forti In quel in quel mazzo, alla mazzo, fine. e ruga un po', perché è vero che io mi sono pagata tanto delle terre base, ma mi sono presa delle terre base di un certo tipo, insomma, però lì è una Che un conto è il collezionismo, un questione. conto è prendere le carte per giocarci. Perché io posso pensare di collezionare le terre di Anigie e di Anglù e so che mi costeranno caro. Però, e li posso anche voler giocare, ma lì è un discorso diverso, una tiratura limitata. E questo è brutto perché comunque molte persone che magari gli piace un mazzo non se la possono più fare perché non è così Sì, o abbordabile come. magari ci Ma pensano due anche semplicemente volte. comprarsi un mazzo Ma precostruito un po' semplicemente dopo. limita il fatto che le persone possano accedere alle carte che vogliono e che sono, nel senso, forti in quel, non dico carte forti in generale, perché Snapcaster ci sta che stia a 60 Vabbè, euro, insomma, la lo giocano Liliana ci sta che ci ovunque. stia a 70 euro perché viene giocata ovunque, e anche Snapcaster. È il fatto che l'incantesimo uncommon a costo 2, che all'inizio del tuo mantenimento ti fa spaccare una creatura con un sopra un meno 1 meno 1, non vale $6,50, punto. Vi vedo a scatti. E anche un po' cattivi, sì, quello ve lo aggiungo io. No, forse la tua con. Noi ci vediamo fluidi. Comunque, direi che possiamo. Sì, possiamo chiudere il Infatti, non è cosa, me la sermone. sono proxata e ancora non l'ho finita perché alcune carte sono difficili da trovare il costo eccessivo. Poi, ovviamente, ci sono delle carte, cioè che il costo è giustificato, oppure magari che costerebbero poco, però sono di edizioni che dici, sì, ma io questa dove vado a me la trovare? Non c'è neanche in cinese sul Un'altra sito. carta del tipo quelle che ho postato prima è studio oristico. Ma so, io sto avendo problemi a vedere la live. No, quindi significa che forse abbiamo un problema noi, ma non lo vediamo perché noi ci vediamo Noi ci fluidi. vediamo fluidi, forse abbiamo. In realtà non ho. Qua non ho aperto niente, quindi non dovrebbe esserci. Vabbè, Comunque ma volevamo per riassumere e salutare, esatto. salutare. E quindi non perdete tantissimo. Cioè, noi ci stiamo Studioristico. vedendo. Abbiamo lo schermino qua che ci vediamo e non andiamo a scatti, semplicemente. Quindi può essere però che stiamo sovraccaricando noi troppo la banda. Prima di chiudere la live, avete letto il Plane Shift? Sì, Io l'ho c'è lui. letto. Ho let, no, non l'ho letto tutto. Ho letto l'ultima parte, l'appendice sui Planeswalker. Perché mi è stato suggerito appunto sotto quando ho messo l'immagine della live. Ho soltanto letto, diciamo, come loro Immaginano ipotizzano il play. l'introduzione, diciamo, dei Planeswalker all'interno di una campagna di D&D. Che alla fine ci sta, nel senso. Ah, perfetto. Occio. Allora, l'idea comunque del Planeswalker è che partendo dal presupposto in cui il master e i giocatori hanno un po' di libertà nella scelta, tutti i personaggi sono Hai Planeswalker. notato il trafiletto nella penultima. Trafiletto? Aspetta, me lo sono scaricato sul telefono perché l'ho letto mentre pranzavo. Per dirvi. Cioè, comunque è una questione di un po' di accordo, anche l'idea comunque che tu non possa. Hanno preso magari incantesimi o
cose già esistenti in Aspetta, D&D e le dove hanno, cavolo ho nella messo lettura del tutto? PDF Gestione forse, file. e le hanno inseriti Dominario Orofirax e Ravnica la colonna. Ah, sì, non le ho le... nel senso, ho visto proponeva dei piani, diciamo così. E mi sembra un hint sul fatto che potrebbero fare plane shift anche in quei piani in futuro. Ah, sì, ma Sì. anche proprio mentre fa la spiegazione, alla fine dice che i vostri planeswalker siano, dice, tipo di Tarkir, di Sì, penso Teros... che comunque E così, speriamo che secondo possa. me sì. Anche perché comunque inserendo l'esistenza del Planeswalker, quindi di un trasferimento planare. Aspetta, ti interrompo un attimo. Ho avuto una rivelazione in questo esatto istante, che se faranno i blocchi che cambiano piano ogni volta, vuol dire che faranno uscire più artbook. Anche E più vuol soldi che dire... usciranno dal nostro portafoglio Esatto, Do voleranno dopo via. dobbiamo prendere, ho già adocchiato su Sì. Amazon quello di Comunque, Kaladesh, quindi... spiegazione del trasferimento planare, che me l'hai spiegata in Ah macchina, l'ho sì, già vabbè dimenticata tu. niente, che praticamente Dura la lunghezza di un dice... rituale, quindi 1 minuto, non può essere fatto in combattimento perché altrimenti sarebbe troppo bello, tranne Se il DM e i giocatori sono se d'accordo. stai per morire, puoi usare come piano di fuga e come in realtà i planeswalker di solito Autodifesa. fanno in autodifesa. Il trasferimento del planare, il problema è che può essere un piano casuale e da quel che ricordo in D&D i trasferimenti dei teletrasporti non sono sempre ottimali Esatto. perché il mio chierico è al dominio del viaggio, ma il teletrasporto decente arriva a livelli troppo alti e non ho ancora provato a teletrasportarmi, non volevo Ma ce evitare. l'hai il teletrasporto adesso? Adesso Ah! potrei avercelo, ma personale e Comunque non avevi delle sicuro. ragazze, hanno fatto i Kenri, gli Aviani, il testo di Falco. Adesso devo anche riprendere un po' di mestichezza perché abbiamo ripreso a giocare D&D dopo qualche anno di fermo e Sì. soprattutto la 5.0 non la proprio Stiamo 0-0. Abbiamo giocando sulla ripreso con la 3.5. 3.5 perché è quella con cui abbiamo iniziato tutti e due e che conosciamo un pochino meglio senza dover andarci a leggere tutti i manuali, semplicemente. Alla fine, cioè comunque da quel che avevo visto, la 5 era molto più bella della 4, ovviamente la 4. Il dominio del viaggio. Il dominio del viaggio. Sassone o Come Sassone anche gentivo. piano. Sì, ho scelto il chierico, mi serviva molto neutrale. Ottima scelta. Colui che dimora Esatto. l'orizzonte. Crufix. Ho problemi a pronunciare il nome del mio dio e quindi fortuna e viaggio perché abbiamo pensato che protezione, cioè No, ci ci sta anche sta. col personaggio. Maggio. E quindi sì, è un Anche sistema. se col fatto che siamo naufragati, il dominio del viaggio della fortuna, sono un pochino andati a farsi forte. Vabbè, grazie. Non ti ha seguito bene. Forse l'ho incontrato, e dai, io mi sono illusa di averlo incontrato. Sì, cioè, potrei raccontarvi cose inquietanti sulle Ci sono i sfende. domini anche delle divinità di E questa cosa Amonkhet. adesso voglio una Adesso... sessione, sì, subito. Cioè, in realtà il mio sogno sarebbe, e la sto aspettando perché me l'hanno promessa, una campagna su Innistrad. Mi è stata promessa una campagna breve, io la sto aspettando. Mi è stato anche detto che saremo cattivi e questa cosa mi piace tantissimo perché tra i miei sogni proibiti c'è il sogno del necromante puro, cosa che è ingestibile per una mente semplice come la mia. È un comando puro. Lo so, è un sogno proibito, sì, appunto, È sogno sogno. proibito. O è necromante puro o maestro del sudario? Che è più bello del mondo, è bellissima, è elegantissimo. Vabbè, non fatemi parlare che poi mi imbarazzo. E quindi l'idea è questa, che ci sia un rituale che possa essere utilizzato in questi due Sì. casi e E ne comandate pure in quinta è meno proibito.
più facile da È più fare, facile da anche non ti gestire. servono 12 livelli da mago, 12 livelli da chierico e altre Una cose. botta di culo e non essere ucciso dai tuoi stessi non morti. Sì, è tipo, Una cosa esatto, così. aver avuto X anni di pratica nel cucire morti. Sì, e in realtà l'idea comunque l'hanno semplificata, cioè hanno rimesso insieme alcuni dei concetti già esistenti all'interno comunque del mondo di D&D per creare questa cosa. Perché comunque chi di noi, cioè di voi, perché io sono un po', cioè ho fatto poche campagne, non ha avuto il master che vi ha fatto fare un viaggio planare, cioè insomma, noi abbiamo fatto il naufragio, io spero anche nel viaggio, ma penso sia solo un Sì, naufragio. anche secondo me sono un altro. Quindi l'idea del viaggio planare è un'idea che in D&D c'è sempre. Qui poi c'è l'idea che che ogni planeswalker possa farlo, magari una volta al giorno, magari in determinate No, penso. condizioni. Poi lì penso che cioè sia anche un comune Sì, accordo. infatti c'è scritto: basta che poi uno non decida di andare a farsi un caffè su Ravnica. C'è scritto Esatto. così, mentre gli altri vanno avanti Ah, nella quindi campagna. nella 5 fai il mago, scegli la classe necromanzia e fai così. Senza un Cioè. professore, perché le classi di prestigio non ci sono. Ok, bene. Posso fare ghisa nella 5.0. La Grazie. vedo più stregone con necromanzia che un Ma se lo può mago. fare il Ah, o è mago solo con il le. mago? Dipende dalle classi. Comunque, questa cosa mi ha reso felice. Quindi, beh, non ci sono le classi di prestigio, questa cosa mi intristisce invece. Esatto, a me sono sempre piaciute da esplorare le classi di Mai da prestigio. fare, solo da esplorare io. Eh no, o da fare quando tipo facevano le campagne a livello alto e che quindi avevo già lì tutto pronto, basta, non dovevo aspettare 2 mesi prima di poter fare il primo livello della classe di prestigio. Anche perché la tristezza più grande quando ho proposto, posso fare il chierico inquisitore? No, perché della 3 casteresti zona di verità a comando. Vabbè. Ah, ci sono le specializzazioni. Ah, Allora, ok. prima o poi mi leggo tutte le cose La interessanti sulla 5.0. 5.0 perché avevo visto già un po' di tempo fa quando ero uscita, c'era sembrata molto No, sì, carina. era uscito il primo. Eravamo Prima che moderna. uscisse il vero manuale, era uscito un mini Sì. manuale base, tipo che lì l'avevo iniziato a leggere. Appariva veramente veramente carino perché comunque si Sì. distaccava senza Se non sbaglio cadere c'era. nel morgue rispetto Sì, c'era alla tipo il 3, fatto che 3.5. il mago, tipo quando non è in combat o in giro così, non deve prepararsi gli incantesimi, tipo che ne so, è in città e diciamo, fare individuazione del magico. Non è che Ok. deve esserselo preparato prima perché hai il tempo di andare a consultare il libro, te lo leggi lì e non devi ricordartelo a memoria o cose del genere. Cioè, avevano normalizzato alcune azioni, Sì, ecco. avevano reso più libere certe cose che effettivamente nella 3.5 devi preparare il mago si deve preparare già ne ha pochi, cioè ha tanti incantesimi che conosce, ne ha pochi da castare, quindi deve prendersi l'incantesimo nel caso è magari una sessione che siamo solo in città e quindi mi servono le cose utility, però magari c'è l'accombattimento, allora prendo anche la palla di fuoco perché non si sa mai e Oh, tutte queste cose. zitto che non è che col chierico io sia tanto Ma te meglio. hai più cose da hai più lanci al giorno, Sì, e più nemico abbia cibo e senza bevande. considerare che tu puoi trasformare ogni tuo incantesimo in un cura Sì, ferite. per fortuna Quindi quello. c'è una sottoclasse con la specializzazione, il mago alle scuole, lo stregone all'origine dei poteri, il chierico il dominio, il bardo alla scuola, il warlock il suo patrono e così via. Hanno rinnovato completamente il sistema degli incantesimi. Ah, Bene, bene, fico. allora ci possiamo fare anche un pensierino, nel senso come da guardare, perché alla fine non c'è mai, cioè nessuno dei due è bravo a fare il master, non ci abbiamo mai No, non ci ho mai provato, provato neanch'io. quindi dobbiamo trovare un master che faccia la 5.0. Esatto. Ivan! Yvonne! Che Ok. se mi vede mi mette in questa, Esatto. mi sogna la notte come un incubo. Quindi vi salutiamo dopo Tanto questo. edizione sicuro dovrebbe No. uscire a dicembre. Ah, perché non è ancora uscita. Mi ricordo che doveva Ma uscire dopo. il Cosa? mio compleanno è a Eh dicembre. sì, c'è anche Unstable a È vero. dicembre. Peccato.
Per dire, hanno integrato l'idea di background che dà delle indicazioni di interpretazione delle capacità utili più di storia che per il combat, ma non ho ovviamente studiato per avvicinare i giocatori neofiti, ma comunque ben integrato. Beh, quello lì, nel senso, dopo un po' che io ho giocato, a un certo punto si decide che il background, in base al, cioè se il master è bravo, il background può effettivamente influire sulle tue capacità in gioco. Cioè, sì, Nel da... No, senso, se tu hai... Planeship di Unstable non credo lo possano fare. Aspetta, No, planisci. no, no. Dipende se Cioè, faranno un'ambientazione allora, mi viene in mente a proposito, quello potrebbe succedere, quello che abbiamo visto in Castlevania, dove lui colpisce con o no. una... Vabbè, con la Cioè, con lancia la lancia all'arciere del... che morendo colpisce l'altro In arciere. Unstable è l'azione Bellissimo. standard. Cade e ti cade e gli cade addosso all'altro una scarpone che lo fa fuori, cioè cose casuali del genere. E in realtà sì, con un buon master anche la questione del background che influisce, sì, per esempio il background di un nostro giocatore influisce un sacco su quello che fa e Esatto. non sempre positivamente. Esatto. Niente. Quindi finiamola Finiamo così. così con digressioni su D&D. Ah, non ho nominato Castlevania, stagioni così Lo corte so, davvero. lo so. Era Cioè... io spero che questa fosse un'introduzione a una stagione vera. Allora, il problema è che io non lo sapevo. Dopo due puntate, l'hype si era alzato e lui mi ha detto, sono quattro. Cosa? Sono quattro. No, no, Io perché spero no? vivamente che sia l'interlude una stagione Ma una cioè stagione di 20 abbiano tastato il episodi. terreno per fare una stagione Ma che seria. terreno dovevi tastare? Cioè, tutti quelli che hanno giocato lo vogliono Fa vedere. lo stesso. Manca ancora. Noi non abbiamo giocato ai Castlevania, però Però lo l'abbiamo sempre amo. L'abbiamo visto sempre visto, e. l'abbiamo sempre. Ci ha guardato un po' i personaggi, un po' la trama, l'ambientazione è quella che, cioè l'ambientazione che personalmente adoro, e quindi, cioè, quello mi ha detto, cioè se potessi, se avessi il tempo, i soldi, in questo momento li giocherei. Ho un'amica che li ha giocati, un po' alcuni, Michael li ha giocati, e quando un po' gli ho spiegato dov'era, cioè era già lì. Oh, ma quindi, cioè, mi spiegano quello che non conoscevo. Finalmente sono riuscita a seguire una vostra live. Grazie. Bellissimi. Bellissimi. Grazie. Oh, grazie. Un'opinione. Quindi, esatto, cioè. Tutto, cioè l'ambientazione è perfetta. Poi ovviamente penso che, e poi è arrivato quello, significa che forse quello non è il capitolo migliore esistente. La frase "e Sì, è poi è arrivato arrivato Lord Lord Shadow", Shadow. però essendo legata molto anche a tutte quelle storie, quella mitologia, quel Folklore. folklore, è bellissimo, appunto. Non abbiamo la Wii. No. E non mi sono mai sentito di La acquistarla. frase senza il punto mi fa capire quanto deve essere bello quel gioco. Ok. Magari è stupendo, ma non la senza di... Dove Dracula è il primo Belmont? Tipo. Ieri comunque a proposito di Dracula abbiamo ipotizzato che a un certo punto Dracula si sveglierà e dirà: "Ah, facciamo una cosa intelligente, andiamo in giro per il mondo chiamandoci il vero Dracula, Alucard". Intanto non l'avrà mai fatto nessuno, perché sapere che The Sons of Dracula del 40 c'è Alucard come figlio di Dracula, c'è Alucard come figlio di Ma infatti Dracula, ti ho detto che era Arwen. una cosa Sì, ricorrente. perché nella cinematografia è tipo: "Ah, ma quindi tu sei Dracula?". No, ma io No. sono Alucard. E quindi Effettivamente al contrario è comunque bella, una bella sonorità, c'è sì, un ok, però no. Quindi ora, tenuto. Beh. dopo questa cosa che non ha più senso, quindi la live, se la guarderete fino alla fine, perdonateci per gli ultimi minuti. Esatto. Vediamo, la buonanotte. Grazie mille per Grazie. averci seguito.
Sì, Ma ovvio. sì, Però però ci era sta. in altri invece è lo stesso Dracula che si chiama Alucard, quindi cioè, Per nascondere la sua identità. l'immagine era quella che Giusto. avevamo creato ieri Ok. sera. Quindi ancora ciao, ci vediamo la settimana prossima. Sì. No. Sì. No. Come Sabato. no? Sabato? Arrivano Sabato! i box. Box! È Arrivano i vero. box. E quindi speriamo. Quindi ci farete sbustare tante invocation. Perché noi sappiamo che se ci guardate tanto, sbustiamo le invocation. Speriamo. Soprattutto la damnation. E Speriamo. speriamo, Topsides sì. anche. Anche. È Ok. bellina. Buonanotte! Buonanotte. Ciao.